Ciao a tutti e benvenuti, sono Dark Vadek, questo è il mio primo video e su questo canale, Dark Vadek Gaming Ita, dovrei iniziare a postare video con informazioni dall'industria dei videogiochi in formato principalmente giornaliero, quindi 5 giorni a settimana dal martedì al sabato, con un filmato di riassunto la domenica. Prima però riassumerò le 3 settimane passate. Iniziamo quindi con il riassunto per la settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio. Allora, numero 1. Sono stati rivelati dei dettagli su Batman Origins, questo è il 29 aprile. Gioco che avrebbe la particolarità di un sistema Most Wanted di taglie che permetterebbe di dare la caccia a nemici di Batman che però possono non essere presenti nella storia principale. Il 30 maggio si sono stati invece rivelati dei dettagli su un possibile nuovo DLC per Bioshock Infinite, in cui dovrebbe comparire un nuovo compagno virtuale, quindi non Elizabeth. Inoltre è stato creato lo script per il film di Gears of War, per cui non esiste un regista, non c'è un cast, quindi le probabilità che venga portato a termine sono, possiamo dire, limitate al momento. E inoltre Wonderful 101 sarebbe uno dei maggiori titoli per la Wii U, e è stato detto che esso è molto molto breve. Ma secondo il creatore si avrà la possibilità e il desiderio principalmente di giocarlo più volte. Oltre a ciò, per il 1° di maggio invece il videogioco Aliens Colonial Marines, che è stato l'ultimo episodio della serie di videogiochi Aliens, che è stato distrutto dalla critica come un terribile videogioco, è stato citato in giudizio per pubblicità ingannevole, dato che il gameplay e le meccaniche mostrate, mi sembra alle 3, comunque non erano rappresentative del prodotto finale. Inoltre Star Citizen, che è un massive multiplayer online game ambientato nello spazio, ha raccolto più di 9 milioni di dollari tra la sua pagina Kickstarter e la pagina loro privata. E questo è uno dei massimi raggiunti da dei videogiochi. Il 2° di maggio sono stati rilasciati dei dettagli su Call of Duty Ghosts, in particolare il fatto che ha un nuovo engine, un nuovo motore grafico, cosa che non succedeva dal primo Modern Warfare. E notizia ulteriore era il fatto che in Corea del Sud, si stava passando l'ipotesi di regolamentare i videogiochi come se fossero alcolici o droghe, il che, bisogna dire, è secondo me una scelta piuttosto strana. Il 3 maggio, invece, Nintendo ha annunciato che essenzialmente ci sarà un nuovo lancio per la Wii U che ha avuto dei livelli di vendita molto inferiori a quelli che ci si aspettava, e quindi Nintendo ha messo in conto di fare un nuovo lancio con nuovi giochi e essenzialmente riuscirà a conquistarsi una fetta di mercato. Ultima notizia per il 3 maggio è che i creatori di Nyan Cat e KyberCat, due famosi meme di internet, avrebbero citato in giudizio Warner Bros. E Scribblenauts per un infrangimento sulle leggi del copyright, dato che questi due meme sono appunto presenti all'interno del videogioco. Queste sono tutte le notizie per la settimana dal 29 al 5 maggio. Vi ringrazio per la vostra attenzione.